Le orchidee, quanti di voi hanno avuto o hanno almeno una pianta di orchidea? Ormai si trova dappertutto e direi che è l'unica pianta fiorita da casa che dura veramente tanto. La fioritura, pensate, può durare anche 2 mesi. Sì, 2 mesi. E se a te dura meno, probabilmente hai fatto qualcosa di sbagliato o l'hai presa in qualche posto dove l'hanno un po' maltrattata. Vi svelerò il modo corretto di bagnare le orchidee. Molti mi dicono che le spruzzano tutti i giorni. Io vi dico che purtroppo non ho il tempo e la pazienza di dover spruzzare tutti i giorni le mie orchidee. Quindi cosa faccio? Una volta a settimana, a volte due se fa molto caldo in casa, prendo la mia piantina di orchidee, la tolgo dal coprivaso, sì, coprivaso. Io continuerò a insistere che le piante amo vederle all'interno di vasi estetici molto belli, che le valorizzi, non lasciate l'attenzione nei loro vasi di plastica, è veramente brutto. Diamo un tocco di classe un po' alla nostra casa e anche una bellezza alla nostra pianta. Quindi, ricapitolando, prendiamo la nostra piantina, andiamo direttamente sotto il lavandino, facciamo scorrere dell'acqua bagnando le foglie e le cortecce all'interno, lasciamo scolare bene l'acqua e poi la riponiamo nel nostro coprivaso. E voilà, la bagnatura è fatta. Poi se volete durante la settimana, perché avete tempo, dare una spruzzatina di acqua alle foglie, ben venga. Ma non pensate che solo con la spruzzatina la pianta viene bagnata. La pianta ha bisogno di acqua, di vera acqua.